casa editrice, benvenuto, della casa editrice Minimum Fax, oggi il nostro ospite nella veste di produttore del film La guerra dei caponi, appena uscito nelle sale di tutta Italia. Allora, Minimum Fax è una casa editrice importante, molto quotata, perché? Perché dal 1994 si è occupata di letterati che hanno trasformato i linguaggi, che hanno innovato in qualche modo, narrativa angloamericana, italiana, innovatori soprattutto. Ecco, andavate a cercare persone che non si conoscevano in Italia, le traducevate e piano piano avete preso degli David scrittori. Foster Wallace e poi anche grandi recuperi di classici contemporanei come Raymond Carver, Richard Yates, Bernard Malamud, Walter Se voi Ferris. Andate sul cinema un motivo ci deve essere, perché producete un film? E innanzitutto la collana di narrativa italiana Nickel ha prodotto grandissime voci, come quella di Carlo D'Amicis, Giordano Meacci, Giorgio Vasta. E il romanzo di Carlo D'Amicis, La guerra dei caponi, è una storia forte che parla del conflitto di classe scoperto dai bambini, visto con quella nudità di sguardo e quella forza che tutti un po' conosciamo, perché tutti abbiamo vissuto quella vicenda là, quella della diversità, del conflitto, della radicale divisione fra persone che non si sentono omologhe in qualche modo. Sono solo bambini, in assenza adulti? Solo minorenni, tranne un cameo di Claudio Santamaria e un altro di Maillet, che comunque hanno ruoli ridotti, e sono bambini che non hanno mai recitato, presi in riformatori, scuole calcio e di tutto il Salento, bambini di tutta la Puglia. Bambini veri che fanno una guerra fra bande vere. Una vera guerra tra bande. Qualcuno ha ricordato la guerra dei bottoni? Sì, con i ragazzi della Via Palla, la guerra dei bottoni. Noi abbiamo un immaginario letterario e cinematografico di questo tipo, però l'ispirazione di Carlo D'Amicis credo che venga da una sua esperienza diretta di quella Puglia dove nel 1975, l'anno della fuga dal carcere di Curcio, di Mario Tuti, dei NAP, del compromesso storico di Berlinguer, che immagino il filo sovietico Cossutta, in qualche modo succede qualcosa di importante nelle città grandi e c'è un riverbero in quelle campagne meravigliose, in quella provincia, una lontana eco di quelle cose arriva addosso a questi ragazzini. Vediamo il trailer. No, scale! Scale! Quella si riuscita a cedere! Ok, ci la mangiamo e non bevi! La muri! Ah! È venuto un bel film, sì! È venuto un bel film per la regia di Davide Barletti e Lorenzo Conte, e con una fotografia straordinaria di Duccio Cimatti, delle bellissime musiche di David Aaron Logan e un gioco di squadra straordinario come quello dell'editoria, poi necessario. In bocca al lupo, La guerra dei caponi, Minimum Fax, Daniele Di Gennaro.